Questo è un make-up realizzabile benissimo a casa perché ho usato i trucchi di Primark con della semplice carta igienica. Tamponare sulla pelle asciutta e pulita un po' di questo prodotto che in verità è un fissante per finte cicatrici. Io però ho voluto provare a ricreare quindi una finta cicatrice con l'aiuto della carta igienica senza applicarle sopra. A ogni passaggio di carta igienica tampono con una spugnetta imbevuto di questo prodotto sopra la carta igienica per far aderire la parte di sotto con la parte di sopra andando a stratificare. Una volta fatta asciugare, andiamo a tamponare con del fondotinta della nostra colorazione. Una volta fatto asciugare il fondotinta e tamponato con un po' di cipria, andiamo a prendere le forbicine con la punta sottile e facciamo un taglio sopra la stratificazione che abbiamo fatto in precedenza. Andiamo quindi a sfumare il tutto con gli ombretti. Ho usato il rosso vinaccia, il viola e il nero.
Una volta fatte le sfumature, andremo ad applicare il sangue finto. Questo risultato veramente a bassissimo costo, dal momento che da Primark ho trovato questo tipo di silicone, che non è proprio silicone, sembra quindi composto della Vinavil un poco rosata, a 3,50 euro, mentre il sangue finto viene 1 euro. Quindi vabbè, i trucchi li abbiamo già, un poco di fondotinta per far sembrare appunto che sia della nostra pelle, e quindi veramente con neanche 5 euro abbiamo creato una ferita quasi realistica.